Deborah Caprioglio torna in TV a mezzogiorno in famiglia a pochi giorni dal ricevimento del premio Penisola Sorrentino per il monologo Deborah's Love portato in scena a teatro. Deborah Caprioglio torna in TV. A distanza di diversi mesi dall'ultima apparizione televisiva, la bravissima attrice sarà una delle protagoniste della nuova puntata di Mezzogiorno in Famiglia. A pochi giorni dal prestigioso riconoscimento del premio Penisola Sorrentina ricevuto per il monologo Deborah's Love, la Caprioglio torna in Rai per la gioia dei telespettatori. Una carriera di successi quella dell'attrice che si è fatta conoscere ed apprezzare non solo nel mondo del cinema, ma anche in TV. Conduttrice, ma anche personaggio televisivo, Deborah non si è mai tirata indietro neppure quando le hanno proposto di partecipare all'Isola dei Famosi. Sfida accettata quella del reality show, che per poco non ha vinto classificandosi al secondo posto. Deborah Caprioglio, un volto per il cinema classe 1968. Deborah Caprioglio è nata il 3 maggio a Mestre. All'età di 17 anni vince il concorso Un volto per il cinema, cominciando così a lavorare nel mondo del cinema. Il regista Klaus Kinski è il primo a credere nel suo talento. Deborah debutta così giovanissima dapprima come comparsa non accreditata nel film Nosferatu a Venezia di Augusto Caminito e poi come protagonista nel film Grande Cacciatori di Caminito. A fare scalpore però è la pellicola Kinski-Paganini dedicata alla vita del celebre violinista. Il film, infatti, presentato al Festival di Cannes viene accompagnato da tante polemiche. Successivamente partecipa al remake La Maschera del Demonio di Lamberto Bava. Terminata la storia d'amore con il regista Klaus Kinski, Deborah Caprioglio conosce il regista Tinto Brasso diventando la sua musa. L'attrice viene scelta per interpretare la protagonista di Paprika, film erotico che le regala la grandissima notorietà. È il 1991 e oltre al cinema Deborah debutta anche in televisione nel programma Conviene far bene, l'amore trasmesso su delle emittenti locali. Poi arriva il grande salto a Mediaset dove conduce Sapore di mare con Luca Barbareschi. Seguono diversi film in cui alterna diversi generi dal thriller di Spiando Marina di Sergio Margino alla commedia Saint-Tropez. La svolta come attrice nel 1994. La svolta come attrice accetta di recitare il primo ruolo drammatica nello straordinario film Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi. Una scelta vincente con cui la Caprioglio dice addio ai ruoli di ragazza bella e sensuale. Successivamente lavora con Ugo Chiti in Albergo Roma prima di dedicarsi al teatro. L'attrice decide di concentrarsi principalmente sul teatro, senza rifiutare però alcuni programmi televisivi e ruoli in miniserie televisive. Nel 2003, infatti, entra a Buona Domenica di Maurizio Costanzo restandoci per 3 edizioni. Nel 2006 poi conduce Afrodite su Alice Home TV e l'anno dopo accetta l'invito a partecipare all'Isola dei Famosi classificandosi al secondo posto. Nel 2007 poi lavora con i Manetti Bros per il film TV Morte di un confidente e 2 anni dopo partecipa in un episodio dei Cesaroni, la serie di successo di Canale 5. Alcuni anni dopo torna al cinema nel cinepanettone Colpi di Fulmine diretto da Neri Parenti e nella serie TV Questo Nostro Amore dove recita con Anna Valle e Neri Marco Re. Seguono 2 importanti produzioni Il Pretore di Giulio Base e La Nostra Terra di Giulio Manfredonia. Segue nel 2015 Isola Margherita, una miniserie girata nel 1993 e mai trasmessa. Nel 2016 è nel cast del documentario Un'avventura romantica. Torna a teatro con Deborah's Love, monologo autobiografico con cui viene premiata al premio Penisola Sorrentina e nel 2018 partecipa come ospite ai Soliti Ignoti di Amadeus. Copyright riproduzione riservata.